Da domani, lunedì, l'Abruzzo torna in zona gialla, ma cosa cambierà in particolare per bar e ristoranti? Lo abbiamo chiesto al titolare del bar Otello di Pescara. Beh, sostanzialmente niente, perché noi sì, torneremo gialli, l'apertura significa che i clienti potranno entrare dentro il locale, ma dopo le 18 nessuna possibilità, dobbiamo chiudere e tornare a casa. Insomma, non potete fare l'asporto in pratica, ma solo le consegne a domicilio. Beh, appunto, le consegne a domicilio per il bar, a meno che a qualcuno non piace il caffè freddo, ma insomma è un po' ridicolo, quindi per noi le limitazioni rimangono uguali. Io Come sta andando questo periodo? dico sempre poco è meglio di niente, però poco è vero che è anche poco, e quindi attendiamo tempi migliori. Il futuro come lo vede? Non tanto rosa, la famosa luce in fondo al tunnel prima si vedeva di più, adesso si vede un pochino di meno, però siamo sempre fiduciosi. E da questa attività dipendono anche dipende la mia famiglia, cioè lavoro solo io, quindi il problema è grande. Lo Stato un aiuto piccolo ci dà, ma pagate le bollette rimane ben poco. E quindi per fortuna ci sono i nonni e tiriamo avanti. I clienti affezionati ci sono stati, ci sono. I clienti affezionati per fortuna non mi hanno abbandonato, quindi ci sono sempre, anche se il bar è un posto dove si chiacchiera, si discute, si scambiano le idee. Mandarli via, consegnandogli quello che vogliono e poi mandarli via non è simpaticissimo, però non mi hanno abbandonato. Però almeno lunedì si potrà tornare a bere un caffè all'interno di una tazzina. Bene, benissimo, non vedo l'ora.